Bentornati a tutti con questo appuntamento con la rivista e la nostra società scientifica e affronteremo oggi un argomento che sono sicuro che interesserà a molti di voi perché riguarda un gruppo di pazienti che capita spesso di incontrare nei nostri ambulatori e nei nostri reparti, che sono coloro che sono stati recentemente operati per un intervento di fusione delle vertebre lombari, oppure che a causa della situazione devono affrontare questo intervento e quindi dobbiamo affrontare la parte di preparazione all'intervento dal punto di vista riabilitativo. E allora vi invito a leggere questo articolo che si trova sul numero di giugno del European Journal of Physical Rehabilitation Medicine. Scritto da un gruppo molto ampio di esperti del settore dell'Olanda e del Belgio, che si sono riuniti in quella che si chiama una Consensus Delphi, insieme anche ai pazienti, per stilare delle regole che devono essere adottate per affrontare il percorso pre-intervento, subito dopo intervento e nelle fasi successive riabilitative ambulatoriali dei pazienti appunto che vanno incontro a questo intervento. Quindi vi consiglio di leggere con interesse questo lavoro che potete scaricare gratuitamente dal sito. Io vi ringrazio e rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie e buona lettura.